Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi iniziamo Rise of the Tomb Raider. È da tantissimo che sto aspettando questo gioco, praticamente da quando lo hanno annunciato ancora nel 2013, ed appassionata di Tomb Raider non vedo l'ora di iniziarlo. Soltanto una piccolissima premessa prima di iniziare: questo sarà un video gameplay in cui seguiremo la storia principale. Se ci capiterà di trovare tombe secondarie, segreti, ovviamente li vedremo, li prenderemo, eccetera. Però non andrò alla ricerca di tutto quello che è secondario alla storia, altrimenti finiremo il gameplay l'anno prossimo. Quindi, se voi state cercando dei video walkthrough, quindi una specie di guida per vedere dove sono tutti i segreti, tutte le tombe, non è questa la serie giusta per voi. Qua seguiremo la storia, seguiremo la trama principale. Se ci capita di trovare qualcosa di secondario, ovviamente gli diamo un'occhiata, ma non andrò alla ricerca di tombe, segreti, eccetera. Quello magari lo farò io per conto mio, ma per la serie del canale seguiamo solo la storia principale. Quindi, iniziamo! Dunque, difficoltà di combattimento. Beh, penso che avventura sia il facile. Sì, infatti, meno assistito, i nemici hanno meno salute, quindi no. Un buon equilibrio di difficoltà, questa sarà la normale. Assistito disabilitato, livelli normali di salute. Esplorazione estrema per combattimento impegnativa, no. Sopravvivenza, spingi al limite le tue abilità di sopravvivenza, no. Direi esplorazione, che mi sembra la difficoltà normale. Cosa spinge una persona a superare i limiti dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori, chi ricerca la verità, sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Sei quasi! Ti aspetta una gran bella vista, Lara. Aggrappati a me! Grazie! Guarda che bello! È fantastico! Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Iniziamo! Cima della montagna! Va bene, dobbiamo raggiungere la cima. Wow. C'è un vento fortissimo. Me ne sono accorta. Va bene. Sto giocando con i settaggi su alto. Non ho messo i livelli al massimo perché temo che il gioco possa avere dei rallentamenti. Però anche con i settaggi alti la grafica è veramente molto molto bella. Hanno fatto un ottimo lavoro. Poi vedo che riesco anche a mantenere 30 fps costanti, quindi è anche ottimizzato molto bene. Wow. Merda. Stai bene? Stavamo per morire già dopo due minuti di gioco, ma stiamo bene, grazie. Ecco appunto. No. No, no, X. Merda, ci è mancato pochissimo. Allora, ok. Jonah! Sì. X! Qui!
Scendo e ti vengo a prendere. No, è troppo pericoloso. Ci arrangiamo, grazie. Posso arrampicarmi? E salta sulla sporgenza, va bene. Tu resta dove sei. Allora, pareti scalabili. Scalare le pareti. Suppongo di dover usare infatti la piccozza. Vai, 2 addirittura. Bene, per quanto riguarda le meccaniche, al momento ci sono le stesse del precedente Tomb Raider. Quindi per il momento non ci sono difficoltà estreme. Ecco, qua c'è il salto. Va, no, ecco appunto, appena detto, devi saltare di là però. Così, e aggrappati. Bene. Devo saltare di là. Sì, ok. Ora afferra la mia mano. Presa. Merda, Lara. Mi farai venire un infarto. Va tutto bene? Sì. Forza. Andiamo. Intanto guadagniamo punti esperienza, grazie. Sembra sia un passaggio obbligato. Niente male. Se il tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa grotta. Credi davvero I flares! Adesso sembra di essere in The Long Dark. Ma la con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. Wow. Che se dovessi nascondere una città perduta, questo posto dimenticato da Dio sarebbe l'ideale. Spero solo che la Trinità non sia arrivata prima di noi. La Trinità? Bellissima comunque la neve che brilla con la luce del sole. Gli effetti di luce sono veramente molto molto belli. Siamo quasi in cima. Che ne pensi? Ci siamo quasi, John. Me lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lassù. Non dovrebbe cedere, ma resta vicino alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venire giù del ghiaccio. Speriamo di no, dai. Ci sei? Andiamo. E via. Ma ce la fa anche lui? Sì, sì, ce l'ha fatta, però non posso vedere. Che succede? Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso. Va bene. Ecco appunto. Ah, merda. C'è mancato poco. Dai, su. Salta. E qua suppongo di dover andare verso l'alto. Sì. Oh no. No, no, no. Ah, qua è un bel problema. Provo a far presa. Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Sì, abbiamo fatto anche di peggio, quindi... Ci proviamo! Aggrappati! Sì, X! Oh, vai! Merda. Non riesco a fare un salto del genere! Resta lì! Ti fisso una cima in vetta! Ok, ti do un po' di corda! Grazie! Ti sei quasi, Lara! Vai così! Bene, c'è anche il temporale. Mancava questo. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Wow. Giona, ma, ci siamo. Ma c'è il mare? È un mare quello? Non potevate... Oddio. Sì, cos'è? Un fiume, un lago?
passare per l'acqua no, e dobbiamo per forza fare le cose complicate e scalare le montagne. Oh, cazzo! Ti tengo! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ah, ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Dobbiamo oscillare! Okay. Va bene, va bene, va bene! Vai! Non ci arriva! Un attimo che non ci arrivo! Un attimo! Vai! No! 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 Un attimo, dai! Non riesco a tenerti! La corda no, così non ci arriva, però. Forse adesso ce la facciamo. Vai! Su! Oh, bene. Ah, c'è anche la valanga. Torna indietro, Jonah. Vai al rifugio. Ok. Ah, e noi corriamo. Va bene. Va bene, va bene, corriamo. No, X. Salta. Vai. Resti di un aereo precipitato. Veramente siamo su The Long Dark. Ma cosa? Su. Bene. Ah, si è anche rotta la corda. Ah, questo è un problema. Questo è un problema, X. Vai. Per un pelo. Era un pelo. Ah, però arriva la valanga. Muoviti. Continua a crollare tutto, però. Salta. Vai. Due settimane prima. Londra, Inghilterra. L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa? Polvere? E la nostra anima? Sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Ma non era lei? Pensavo fosse Lara con la torcia in mano. Ok, non siamo soli forse? No, infatti la finestra è aperta.
Sì, qualcuno stava ascoltando il nastro. E non eravamo noi. Lara! Sono io! Anna! Oddio, scusami, davvero. Cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non... stava bene. No, stava per fare una grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che... che non so spiegare. Ora capisco quello che ha passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. Ed ecco la nostra missione, quindi. Trovare la tomba del profeta. Ehi, stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te! Che bastardo! Oh, diavolo, ma che... Merda! Non dovevano spararci addosso! Andiamocene da qui! Merda, merda! No, no, no! Confine nord-occidentale della Siria. Non torno indietro. Deve essere qui. Ah, ma posso muovermi. Bene. Cerca le rovine sulle alture, la tomba perduta. Se ce la facciamo, però. Un secondo. Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Un'oasi? Ce la fai, Lara? Sì, ce la fa. È quasi morta ancora una volta, ma ce la fa. Qui c'è qualcosa.
E questo? Ah, un segreto. Ecco, va bene, questo allora lo prendiamo. Ricco di dettagli e incastonato di gemme. Sembra bizantino. Potrebbe risalire al X secolo. Combacia con la leggenda del profeta. Ok. Ci sono anche dei bombardamenti in lontananza. Penso di dover andare di qua. Forse ci sono. Si vede pochissimo però, anche con il bengala. Incredibile. È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta! Ci sono. Papà aveva ragione. Siamo nel posto giusto. Mappa aggiornata, monolito scoperto, esplora la sala degli affreschi. Va bene. È una specie di stele. Per sbloccare questo elemento migliora al livello 1 l'abilità di traduzione dal greco. Oh, va bene. Attiva l'istinto di sopravvivenza. Ah, ok, quindi questi sono gli affreschi che devo esaminare. Qui iniziamo col primo. Mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Leggi le iscrizioni murali per migliorare la tua competenza linguistica. Va bene, allora andiamo anche di qua. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. Ah, in alto mi mostra quanto avanza la nostra abilità di greco. Che parla un esercito straniero. Li ha convinti a deporre le armi. Perfetto, abbiamo raggiunto il livello 1, quindi ora possiamo tradurre il monolito centrale. Il mio greco è ancora un po' arrugginito, ma mi sta portando verso qualcosa che è nascosto da queste parti. Devo segnare. La mappa è stata aggiornata. Quindi per visualizzare la mappa, così, contrassegna un elemento qualsiasi della mappa con l'indicatore personalizzato. Durante il gioco gli indicatori personalizzati verranno visualizzati con una luce blu quando usi l'istinto di sopravvivenza. Ok, quindi mi do un obiettivo. Questo è il mio obiettivo attuale. Questo che cos'è? Monete scoperte. In teoria ora dovrebbe visualizzarmelo di blu. Sì, me lo visualizza di blu ed eccole qua. Le monete antiche possono essere scambiate con equipaggiamenti e potenziamenti. Oh, queste sono ottime. Mi servono per andare avanti. Aspettate, noi veniamo da qua? Sì, noi veniamo da qua, allora no. Andiamo indietro. Ci sono altri affreschi per caso? No, non c'è altro che dobbiamo esplorare in questo posto. E allora andiamo avanti. No, forse questo è un altro affresco. Sì. Condusse i suoi attraverso il deserto. Fino all'oasi. Bene. Qui non c'è nulla. Un'entrata segreta. Vai Lara, vai, rompi tutto. Wow. È incredibile. Abbiamo trovato l'oasi nascosta.
Va bene, io direi che possiamo fermarci qua con questo primo episodio. Infatti Losi, nascosta, trova il modo di entrare nella tomba del profeta. Lo so che non abbiamo fatto moltissimo in questa parte, abbiamo visto più che altro i filmati introduttivi, ma per questa serie non vorrei superare i 30 minuti a video, perché altrimenti YouTube ci mette tantissimo a caricarli. Quindi preferisco farli durare sui 25, proprio massimo 30, ma non oltre. Quindi direi che possiamo proseguire nella prossima parte. Lasciate un piace, commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!